Partecipare all'Innovation Village qui all'Ocean Race è stato molto utile, a prescindere dall'evento, anche prima, l'ecosistema che si è creato con tutte le start-up qui presenti ci ha permesso di avere a che fare con tantissime persone esperte del mare, esperte della Blue Economy. Le interazioni con le aziende del territorio è nata già nella collaborazione con tutte le start-up presenti. Grazie alla Call for Innovation abbiamo iniziato a lavorare con una grande realtà come San Giorgio Marine, che ci ha aiutato nella costruzione di EcoRacer. E stiamo lavorando per lanciare una nuova società che gestisce una flotta di barche qui a Genova per continuare a lavorare sul territorio. È stata un'ottima settimana dal punto di vista delle interazioni e delle connessioni. Siamo riusciti a condividere il nostro progetto con molti degli assessori e consiglieri comunali che sono passati a farci visita. Inoltre, durante i B2B abbiamo stabilito una buona connessione con Mundomar, un'associazione brasiliana che si occupa di mare, che è rimasta molto interessata al nostro progetto della spiaggia da surf, detta in semplice, e quindi ci siamo riproposti di rimanere in contatto per una probabile partecipazione di Geoscape a un evento in Brasile. I professori che sono passati ci hanno chiesto di passare magari da loro e capire come poter sviluppare anche delle attività formative verso i ragazzi, in particolar modo grazie anche all'esperienza immersiva, insomma, che abbiamo sviluppato. La cosa che ci ha gratificato sicuramente di più è la risposta avuta rispetto al progetto sul turismo sostenibile che abbiamo sviluppato, perché diciamo, vorremmo svilupparlo ed estenderlo partendo da Genova anche comunque sia agli altri comuni della Liguria, ma poi estenderlo in tutta la costa. Dentro l'Innovation Village sono svariati progetti, svariate start-up, e sicuramente è stato un motivo e un'opportunità di conoscere altre realtà. Con alcuni di loro abbiamo colloquiato intensamente per cercare di creare una certa sinergia su alcuni progetti e riuscire a imbastire qualcosa insieme e quindi rafforzarci nell'ottica di sostenibilità. Abbiamo incontrato associazioni, abbiamo incontrato il Porto dei Piccoli, abbiamo incontrato il Piccoli Sogni, che è un asilo che ha portato qua 8 bambini da 2 a 4 anni, ed è stato bellissimo vedere le maestre d'asilo in acqua con lo swim lift. Abbiamo stabilito contatti anche con l'area marina protetta di Portofino per fare percorsi di snorkeling insieme a ragazzi con disabilità. Questa occasione è stato un modo per conoscere anche aziende che non conoscevamo prima, produttori, partner, ma anche insomma, realtà che abbiano un interesse a collaborare con noi. È stata un'esperienza importante dal punto di vista delle relazioni che siamo riusciti a costruire. Abbiamo già tanto contatto col territorio perché lavoriamo principalmente nel centro storico genovese, e quindi qua siamo riusciti invece ad unire i puntini ed aggiungere anche contatti con aziende, enti universitari che magari non sono propriamente genovesi. È bello tutta questa partecipazione che c'è stata per il mare, cioè per il mare in Liguria ma anche in altre regioni d'Italia, dove speriamo si possano fare eventi come questo, perché sono molto importanti. Coinvolgere la scuola: noi abbiamo coinvolto l'Istituto Nautico di Genova, abbiamo coinvolto la Facoltà di Ingegneria. E ovviamente durante la settimana sono venute anche tante persone delle imbarcazioni che ci hanno fatto domande interessanti sulla tecnologia, e in più poi sono nell'ecosistema del territorio ligure sono venute diverse aziende che hanno investito, che hanno sponsorizzato questo evento, per cui abbiamo avuto l'occasione di raccontare quello che facciamo e costruire relazioni che speriamo si trasformino in occasioni di business al più presto.